Ariano, capitale del biliardo, il Royal In Game sta ospitando la gara italiana con giocatori provenienti da ogni angolo dello stivale e con un'importante presenza di campani. La nuova struttura di via Fontana Angelica è tra le più attrezzate del sud Italia, tanto da essere affiliata con la Federazione Italiana Biliardo Sportivo. Proprio nell'ambito della gara, che si concluderà il 18 novembre, sono attesi per la prossima settimana i fuoriclasse del biliardo da muro a torre. Abbiamo incominciato già da ieri la prima tappa del circuito istituzionale della provincia Avellino-Benevento per il campionato italiano che si svolgeranno a giugno a San Venzano. Oggi la seconda tappa, abbiamo un'affluenza abbastanza importante di giocatori della provincia, sia di Avellino che di Benevento, e speriamo che qualche nostro giocatore del Royal Inn faccia bella figura, di cui già uno, De Pasquale, Giuseppe, ha vinto la sua batteria ieri, che è un grande prima categoria, forte del nostro CSB, e poi ci saranno altri giocatori in questi giorni e anche oggi. Quindi questo è, speriamo, poi la settimana prossima avremo l'Open, che è una gara un po' più importante, dove ci saranno anche professionisti, master nazionali, tutti i giorni fino al 18 dove si effettuerà la finale. La settimana prossima avremo Sagnella come professionista, avremo Muro, avremo i Varigatta, Abruzzese, Torre, avremo tantissimi giocatori che vengono anche da Ancona, da Roma, da parti di Potenza, da Reggio Calabria. Insomma, è una bella gara organizzata il signor Cavalletti Rosario.